Buongiorno a tutti. Sono qui con Liliana Segre. Stiamo parlando, vedendo le cose che sono state e eh, ho raccontato a Liliana di quello che sta succedendo in provincia di Monza, dove 30 comuni si sono uniti per ricordare i propri martiri della deportazione. Abbiamo posato 90 pietre circa, le stiamo posando e eh, adesso in questi giorni ne mettiamo una simbolica con una targa in ricordo di tutta la deportazione nel suo complesso. Eh, Liliana oggi porta il peso anche di essere lei il testimone per tutta l'Italia, per tutti noi. È un peso che so che è, è faticoso da portare dietro, ma penso che ci possa dire qualche cosa. In effetti, io mi sono sempre occupata delle pietre d'inciampo. È una cosa bellissima che sia nata così per ricordare tutte quelle persone che sono state uccise. Che sarebbero dimenticate completamente se non ci fossero nemmeno le pietre d'inciampo. Categorie di persone, a volte, per quello che riguarda gli ebrei, uccise per la colpa dei ternati, e come tali, dimenticati dal mondo. Dimenticate i nomi, dimenticate le situazioni, perdute le case, perdute le cose che li ricordano. E d'altra parte i politici molto meritevoli per aver fatto la scelta: una scelta allora molto difficile, perché era più facile stare dalla parte dei vincitori. Vincitori per quel, per quel periodo, che essere dei perdenti che, però, decidevano di dire il loro pensiero di fare quella scelta tanto importante nella vita, sempre. e Le pietre di inciampo sono viste o non viste in vari modi: c'è chi è indifferente, come sempre, la maggior parte delle persone si passa davanti alla pietra magari ci si passa sopra o si posteggia la bicicletta o la moto oppure ci sono dei gruppi dei gruppi di volontari che vanno a lucidarle le pietre perché rimangano sempre con quella veste di grande dignità che hanno le pietre di ricordare i nomi i nomi delle persone dare il nome a una persona e dare a questa persona la dignità. Non per niente, ai deportati veniva cancellato il nome, veniva a volte sostituito con un numero tatuato oppure neanche quello. E quindi è molto importante questa scelta di mettere le pietre di inciampo là nelle città dove sono passate queste persone. E io ho molta speranza nei giovani che non siano assolutamente distratti solo da cantanti e calciatori, ma che amino la storia, che studino la storia, che si facciano ricchi di notizie, di insegnamenti che la storia dà, e anche di quei brutti esempi di crudeltà e di disumanità che si potrebbero ripetere se non si studiasse la storia. Grazie a quei giovani che passando davanti a una pietra d'inciampo si fermano e riflettono.